Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6, che apriamo ovviamente con il focus dedicato all'emergenza sanitaria, perché è una vera e propria gara su scala mondiale a chi sintetizzerà per primo il vaccino contro il coronavirus. Sarà quello il momento in cui la guerra al Covid-19 sarà vinta. Con il professor Claudio Uciferri abbiamo parlato dei filoni principali di questa fondamentale ricerca. Il servizio è di Andrea Costantini. La fase 2 ha avuto una nuova svolta con le riaperture di tante attività del 18 maggio, dopo quelle del 4. Eppure la guerra al Covid-19 non è ancora vinta. E questo è il momento della convivenza col virus, col rispetto dei vari protocolli dettati per le varie attività e del mantenimento dei buoni comportamenti che tutti conoscono, il distanziamento sociale e l'uso dei DPI. È una questione di attesa. Affinché la scienza e la ricerca non sintetizzeranno un vaccino contro il coronavirus, allora si potrà tornare alla normalità. Una parola. Vaccino che è sulla bocca di tutti, che in tanti hanno scelto di farsi iniettare per fronteggiare l'influenza. Ma cos'è un vaccino? Lo abbiamo chiesto al professor Claudio Uciferri, docente di malattie infettive dell'Università del Molise, Unimol, e medico nelle corsie del Santissima Annunziata di Chieti. Il vaccino è una sostanza che introduciamo, un farmaco se vogliamo, che introduciamo nel nostro corpo, che sfrutta le capacità del sistema immunitario di sviluppare un'immunità, quindi una risposta contro un agente biologico, senza dover incontrare l'agente biologico. Quindi nel vaccino è contenuta una sostanza che si chiama poi antigene, che è la sostanza che provoca la risposta immunitaria, che in genere è la sostanza che la provoca fisiologicamente, cioè la risposta che noi facciamo quando incontriamo l'agente biologico. In questo modo noi, senza incontrare l'agente biologico, riusciamo a sviluppare l'immunità, cioè la protezione contro l'infezione. In generale un vaccino impiega dalle 2 alle 6 settimane per dare un'immunità efficace. Non è detto che una singola dose di vaccino sia sufficiente per dare una protezione immunitaria duratura nel tempo, quindi esistono vaccini per cui è necessario ripetere, le dosi per avere una copertura nel tempo. Presa dall'emergenza Covid-19, la comunità scientifica sta dando vita ad una vera e propria caccia al vaccino. Tantissimi gli studi in atto. Su quali versanti e con quali prospettive? Se tutto va bene, e non è detto che tutti i vaccini funzioneranno, dovremmo avere un vaccino nell'ottica di 6-12 mesi. I vaccini allo studio sono di vario tipo. Alcuni utilizzano gli anticorpi prodotti dai soggetti umani per produrre, al contrario, si chiamano vaccini reverse, per produrre l'antigene da proprio utilizzare per far produrre questi anticorpi. Altri utilizzano gli antigeni di superficie, cioè le strutture esterne del virus, tra cui la proteina Spike, che si ritiene provocano la risposta immunologica nel soggetto e quindi produrre solo la proteina per somministrarla. Altri stanno utilizzando un meccanismo abbastanza standard, che è quello di uccidere, rendere inattivo il virus e somministrare per intero il virus. Quindi i tipi di vaccini sono tanti, ce ne sono anche altri, ma sono tanti e le strategie sono diverse. Probabilmente i vaccini reverse sono molto interessanti da questo punto di vista, perché sviluppano un meccanismo che noi abbiamo già, quindi gli anticorpi prodotti da soggetti che guariscono per produrre, da un punto di vista di biotecnologia, l'antigene che ha prodotto quell'anticorpo. Quindi sono estremamente interessanti, sono un pochettino più elaborati dal punto di vista concettuale e produttivo. Da un punto di vista pratico, probabilmente i vaccini contro la proteina Spike o i vaccini da virus inattivato saranno quelli che arriveranno prima in commercio. Protesta questa mattina a Pescara degli ambulanti del mercato di San Giuseppe che contestano la decisione dell'assessore al commercio cremonese di sospendere il mercato che doveva riprendere come gli altri dopo la quarantena, perché non risulterebbe in regola. Tanti i residenti in strada con i commercianti. Paolo Renzetti. Questo mercato non si tiene più da ormai dall'inizio della quarantena e non ci danno possibilità di riaprire, come è stata data già in tutto l'Abruzzo, ma anche in tutta Italia, di lavorare.
Perché non lo sappiamo, l'assessore dice che più o meno non è un mercato istituito, quindi non ci sono regole ferree sui posti. Diciamo che il venerdì tutti hanno un posto assegnato, durante la settimana noi possiamo gestirci un po' i posti come vogliamo, ma tutti siamo disposti a fare anche un banco un po' più piccolo per dare la possibilità a tutti di lavorare e di avere una dignità lavorativa, di poter riportare uno stipendio a casa. C'è chi qui da 35, da 40 anni lavora solo in questo mercato e consuma, vende prodotti locali a chilometro zero, che sono sicuramente meglio di quelli nei supermercati che vengono dalla Turchia magari, venduti al chiuso. Noi vendiamo all'aperto, all'aria aperta, prodotti nostrani, prodotti a chilometro zero che fanno solo che bene e non ci danno la possibilità di venderli. Noi vogliamo solo riaprire, solo vendere. Voi lanciate un appello e vi rivolgete all'assessore al commercio del comune di Pescara Cremonese. All'assessore Cremonese, sì, ci rivolgiamo all'assessore Cremonese di farci lavorare, anche perché ogni giorno abbiamo pagato il posto pubblico che pare che non sia istituito, però pare che la bolletta ogni giorno la vengono a prendere, ogni giorno vengono da noi e noi paghiamo, quindi o è istituito o non è istituito. Lì può vedere un divieto di sosta che insiste dalle 6 alle 14 tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno, quindi vuol dire che è istituito, non che non è istituito, quindi decidessero un po' cosa fare e ci facessero lavorare, perché noi abbiamo bisogno di vivere. Avete cercato di interloquire con l'assessore? Abbiamo cercato di parlare con l'assessore lunedì al mercato dello stadio, ma non siamo riusciti a trovarlo, pare non sia proprio venuto. Abbiamo provato a telefonare e non ci ha risposto. E l'unica via siete voi giornalisti che ci date la possibilità di esporre i nostri problemi, perché sennò non sappiamo più come fare. Anche i cittadini che vivono qui, come potete vedere, chiedono di riaprire il mercato, anche loro hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro. E a proposito di Paolo Renzetti, eccolo inquadrato, lo vedo oggi è all'interno del comune di Caramanico Terme, rimaniamo sempre in provincia di Pescara, perché insomma lì in quel comune insistono le terme, forse una delle più terme più famose d'Italia. E allora, per vedere com'è la situazione, perché anche le terme, come leggiamo nel nostro titolo, sono pronte alla riapertura, Paolo, hai accanto a te due ospiti che salutiamo e che ringraziamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio dalla sala consigliare, splendida sala consigliare del comune di Caramanico Terme, una piccola pinacoteca possiamo dire, quella che ci ospita questo pomeriggio, e ringraziamo il padrone di casa che ci ospita, ovvero il vice sindaco di Caramanico Terme, Antonio De Vita, grazie. Buonasera a voi. Grazie, grazie anche al rappresentante, al portavoce degli albergatori di Caramanico Terme, Walter Villani, che ascolteremo tra pochissimo. Allora, De Vita, come diceva anche il collega da studio, le terme a Caramanico sono pronte a ripartire dopo tutto quello che è accaduto, ovviamente questa emergenza coronavirus. Tra l'altro, una postilla: a Caramanico Terme non ci sono stati in questa emergenza sanitaria positivi, anche questa è una notizia. Sì, possiamo dire che Caramanico è pronta per la stagione turistica, il nucleo urbano fortunatamente non ha avuto alcun caso di Covid-19 e tutta la comunità, devo dire, ha affrontato questa emergenza con molta maturità, anche con molto grande senso di responsabilità. Noi siamo pronti, come dicevo, per la stagione turistica, anche la società delle terme con cui abbiamo avuto vari incontri e anzi devo dire quest'anno il programma della società delle terme era quello di aprire il 27 di aprile. Purtroppo gli eventi hanno posticipato l'apertura e siamo comunque in attesa dei nuovi dispositivi inerenti al decreto ministeriale sulle modalità di apertura degli stabilimenti termali, che fino ad oggi non sono comunque ancora stati regolamentati. Però possiamo assicurare che la società delle terme è pronta, ha preso già tutte le misure di contenimento per quello che attiene ai contagi, e anche la comunità è pronta, tutte le attività si sono già dotate di tutte le misure di distanziamento sociale, e anche l'amministrazione ha preso delle iniziative corpose. Come chiaro è, con questa situazione l'utenza turistica va un po' monitorata, quindi come amministrazione abbiamo innanzitutto ci siamo dotati di un termoscanner con riconoscimento anche facciale che ci servirà a monitorare un po' il flusso turistico, e questo monitoraggio verrà nel punto informazioni gestito dall'amministrazione comunale. E quindi sotto questo aspetto noi siamo fiduciosi e attendiamo che Caramanico torni ai fasti di un tempo.
Fastidio un tempo, non lo dobbiamo certo dire noi, Caramanico Terme negli ultimi anni, nei periodi davvero di maggior flusso turistico, riuscita ad ospitare anche 100-150 mila persone per quanto riguarda il turismo termale, ma non solo, perché questa è anche la zona della Valle dell'Orfento, del sentiero della Valle dell'Orfento, dunque una zona questa dell'Alta Val Pescara in cui arrivano turisti da tutta Italia, ma direi anche da tutta Europa. Sì, beh, ecco, purtroppo quest'anno dovremmo comunque avere un target di turismo che è ben diverso molto da quello degli altri, un turismo molto locale. E, sì, la Valle dell'Orfento è una realtà ormai consolidata a Caramanico, ma purtroppo quest'anno saremo costretti a prendere le misure che riguardano il cambio della partenza della Valle dell'Orfento, perché comunque convoglieremo il traffico nella zona centrale proprio per poter attuare queste misure di distanziamento, ma anche per monitorare i flussi comunque turistici e avere un maggiore controllo. Quindi ci appresteremo a farlo a breve nei prossimi 15 giorni. Terme vuol dire turismo, vuol dire presenza di turisti a Caramanico Terme. Io vorrei coinvolgere per questo Walter Villani, perché turisti che ovviamente arrivano a Caramanico soggiornano negli alberghi, nelle pensioni, nei bed and breakfast e presso gli affittacamere. Lei rappresenta questo settore, anche voi siete pronti a ripartire dopo sicuramente un periodo non semplice? Le dico, gli albergatori e tutto il settore dell'ospitalità siamo in continua riunione da parecchio tempo, appunto per non farci trovare impreparati. Abbiamo già predisposto, stiamo predisponendo in questi giorni, in base alle ultime disposizioni di legge, tutti i nostri locali in modo da fare un'accoglienza sicura con tutte le precauzioni possibili. Mi diceva prima del collegamento e poi ovviamente coinvolgeremo anche Jacopo Forcella da studio che lo scorso anno avete avuto nel periodo estivo oltre 100.000 presenze a Caramanico, solo a Caramanico Terme. Sì, Caramanico ha avuto oltre 100.000 presenze, noi puntevamo molto alla ripresa nel 2020 e le previsioni erano di avere un ulteriore incremento in base ai dati che avevo fornito poc'anzi a lei. Purtroppo ad oggi tutto l'apparato ricettivo è fermo, compreso lo stabilimento termale. Avete pagato ovviamente anche voi tutto quello che è accaduto negli ultimi 3 mesi, e mi riferisco al soggiorno per il periodo di Pasqua e ai ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Praticamente tutte le strutture sono state ferme, sia gli alberghi, i ristoranti, l'apparato commerciale. Avevamo delle prenotazioni, avevamo un mese di maggio molto intenso, purtroppo c'è stata la disdetta totale da parte di tutti. Jacopo, allora io ricoinvolgerei il vice sindaco di Caramanico Terme, certo, per qualche domanda anche da studio. No, io volevo innanzitutto, salutando e ringraziando i due ospiti, volevo fare alcune considerazioni, nel senso, prima il dottor Villani ha parlato di un numero di 100.000 presenze, più o meno, magari qualcosina in più lo scorso anno, e precedentemente ancora il vice sindaco aveva detto che quest'anno insomma, ci sarà un turismo di tipo locale. Ecco, vogliamo far capire, se magari ne avete la concezione, più o meno i numeri, di quanti di questi 100.000 non erano locali e quindi quante persone in realtà poi andrebbe a perdere la comunità di Caramanico nel periodo turistico? Sì, in realtà il movimento turistico che c'è a Caramanico è un movimento anche abbastanza eterogeneo, che è dato dall'utenza più prettamente curativa, cioè i turisti che vengono qui per fare soggiornare e fare tutti i trattamenti di natura sanitaria, ma c'è anche una grossa parte di turismo che comunque viene a Caramanico legato al turismo ambientale, anche al turismo dei borghi, perché Caramanico è uno dei
è nell'associazione di uno dei borghi più belli d'Italia, quindi anche questa attività comincia a avere i suoi frutti. Quindi diciamo è un turismo abbastanza eterogeneo, forse la regione Abruzzo riguarda più l'aspetto termale, mentre il turismo da oltre frontiera, ma anche il turismo oltre da fuori regione, è un turismo che purtroppo quest'anno non potremo ricevere proprio per le limitazioni che ci sono, però confidiamo in una stagione che quest'anno sarà più lunga, perché dovremmo comunque cercare di diluire, il nostro obiettivo è quello di diluire le presenze durante l'anno per arrivare, il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare fino al periodo di Natale e per poi coronare il periodo di Natale come abbiamo fatto l'anno passato con un grandissimo successo legato al villaggio natalizio. Vice Sindaco, sempre per lei, tornando un po' alla prima domanda che le ha fatto Paolo, noi siamo ovviamente contenti che Caramanico non abbia avuto casi di Covid-19. Ecco, da amministratore, da uomo delle istituzioni, quale lei è, le chiedo, siccome abbiamo avuto nel giro della nostra regione, che Paolo Renzetti fa oramai da oltre due mesi, abbiamo riscontrato una certa costanza nei luoghi che magari sono più verso l'interno, meno antropizzati, un numero sempre minore di casi relativi al Covid-19. Questa ovviamente, questa situazione ha delle spiegazioni orografiche e quant'altro. Mi chiedo e le chiedo, è stato complicato oppure forse lo ritiene più semplice degli altri amministratori cercare di contenere la curva del contagio, che da voi praticamente è stata zero, per un paese magari che ha meno contatti rispetto a chi è sulla costa, che magari è più difficile da raggiungere, con una popolazione inferiore? Ma sì, la popolazione è inferiore, però d'altro canto le devo sottolineare il fatto che Caramanico ha molte seconde case, cioè ci sono tantissime abitazioni persone, turisti che abitano fuori regione. E, anzi, il fatto di essere un comune piccolo ci ha esposto a maggiori difficoltà, perché comunque l'amministrazione ha dovuto far fronte a tutte quelle che erano le necessità della popolazione. Un ringraziamento da tutta l'amministrazione va anche alla protezione, al gruppo di protezione civile che sta a Caramanico, che comunque ci ha dato un grande supporto. Caramanico è un comune, sì, è la zona urbana, ma anche molte frazioni, il territorio è molto vasto, quindi abbiamo faticato tantissimo, devo dire, però il lavoro ci ha premiato e ha fatto sì che Caramanico continuare a rimanere un'isola ancora felice. Paolo, grazie ovviamente al Vice Sindaco per la risposta. Paolo. Grazie a lei. Sì, allora prima di avviarci alla conclusione di questo collegamento, un altro paio di domande. La prima al Vice Sindaco e poi chiuderemo con il rappresentante degli albergatori. Si avvicina allora questa stagione del termalismo, la stagione estiva a Caramanico. Vogliamo dare anche qualche numero su quante persone lavorano tra terme e indotto a Caramanico, per far capire anche l'importanza dal punto di vista proprio degli occupati nel settore termale di Caramanico? Ma il livello occupazionale inerente alle terme sono numeri abbastanza importanti, perché prima della crisi termale il personale occupato dallo stabilimento termale arrivava in 180-200 persone, e oltre a questo c'è tutto l'indotto che riguarda comunque le strutture alberghiere commerciali, dove il dottor Villani sarà sicuramente più preciso di me. È chiaro che questo l'anno scorso il periodo della crisi termale, quest'anno questa emergenza legata al Covid-19 hanno comunque segnato tutta la popolazione, ma anche i comuni vicini, perché Caramanico dà lavoro anche a tanti comuni dell'alta Val Pescara, quindi è un settore che merita la dovuta attenzione. Grazie al Vice Sindaco di Caramanico Antonio De Vita. Io chiuderei con Walter Villani, tornando a parlare proprio degli alberghi, delle strutture ricettive di Caramanico, perché ovviamente il vostro obiettivo, credo, è quello di ospitare tanti turisti mantenendo prezzi concorrenziali. Certamente, noi quest'anno abbiamo rivisto il listino prezzi e credo, facendomi interprete anche della volontà degli altri colleghi albergatori, di far rimanere sostanzialmente invariato il prezzo rispetto agli altri anni.
Questo è un impegno che ci prendiamo appunto per favorire un ritorno in tranquillità anche economica al turismo locale. Ritorno in tranquillità ovviamente è una domanda scontata, la risposta sarà altrettanto scontata. Avete provveduto a sanificare, state provvedendo proprio in queste ultime ore a sanificare tutti gli ambienti, tutte le vostre strutture. Certo, stiamo provvedendo a sanificare e ad acquistare le attrezzature necessarie appunto per far vivere un soggiorno in piena tranquillità. Grazie a Walter Villani, rappresentante degli albergatori di Caramanico Terme. Ringrazio e saluto di nuovo il vice sindaco che ci ha ospitato, Antonio De Vita, vice sindaco di Caramanico Terme. Da Palazzo di Città di Caramanico è tutto. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Linea allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente. Buon lavoro ai tuoi ospiti. Noi rientriamo, continuiamo il nostro telegiornale. Riaprono i musei in Abruzzo, come in tutto il paese, ma per alcuni siti museali ci sono dei problemi da risolvere anche per la sanificazione dei locali. Ai nostri microfoni il direttore del Museo Genti d'Abruzzo e Cascella di Pescara, Letizia Lizza. Da lunedì 18 i musei che possono e vogliono farlo possono riaprire. Non tutti i musei lo faranno a livello nazionale, ognuno lo farà secondo le proprie modalità, le proprie tempistiche, perché in primis c'è il problema della sanificazione degli spazi che conservano un patrimonio di collezioni, spesso costituito da materiali delicati, materiali deperibili. E poi stiamo valutando di fare delle aperture per step, con gradualità, con sostenibilità, con nuovi paradigmi. Appunto, quindi erogare dei servizi magari durante aperture serali in estate. Stiamo organizzando una serie di attività didattiche per bambini e per famiglie da fare negli spazi aperti della città, compreso il cortile Cascella del nostro bellissimo Museo Cascella, che è un cortile molto bello, ricco di storia e di verde. E poi abbiamo implementato i servizi digitali. Già alcune scolaresche che avevano prenotato delle attività didattiche ci hanno chiesto proprio di poter usufruire di queste modalità di didattica a distanza, quindi intendiamo comunque proprio implementare tutta questa nuova frontiera del digitale che ci si è aperta anche a causa di questa drammatica emergenza. Il problema vostro in particolare è quello degli ingressi contingentati, perché parliamo di locali al chiuso. Sì, alcuni spazi sono abbastanza piccoli, per cui il problema si presenterà soprattutto se ci saranno comunque dei gruppi di visitatori o di turisti che vengono dalla stessa regione, perché si parla molto anche di turismo di prossimità che ricomincerà proprio a partire dal mese di giugno, per cui dobbiamo organizzare e studiare anche dei percorsi monodirezionali. I visitatori che entrano poi dovranno uscire non da dove sono entrati, quindi dobbiamo proprio ripensare completamente i percorsi di visita. Per questo ci vuole tempo, proprio per rendere un servizio alla comunità che sia il migliore possibile. E come ho avuto già modo di dire, comunque questa sorta di distanziamento fisico non sarà assolutamente un distanziamento culturale e sociale, perché i nostri musei, musei gestiti dalla Fondazione Genti d'Abruzzo, che lo ricordo sono il Museo delle Genti d'Abruzzo e il Museo Cascella, sono musei di comunità, sono musei del territorio, quindi sono per i cittadini e con i cittadini, sono fatti dai cittadini, cioè per noi la relazione interpersonale è fondamentale, quindi cercheremo comunque di essere vicini al territorio, ai ricercatori, agli studiosi, agli studenti, a tutti coloro che fruiscono insomma, quotidianamente i nostri servizi nella maniera più efficace proprio possibile. Cambiamo argomento adesso, parliamo di bussi, perché i 50 milioni destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione dell'area di Bussi sono stati riassegnati e potrebbero non essere più impiegati sul nostro territorio. C'è anche l'intenzione di annullare il bando del 2018 per i lavori di bonifica. Il comune non ci sta e annuncia battaglie legali. Giuseppe Dintino. Il Ministero ha sottratto i fondi per la bonifica di Bussi, un'ulteriore beffa ad un territorio martoriato dopo i numerosi ritardi per la sanificazione della più grande discarica chimica d'Europa. Il Ministero dell'Ambiente ha chiuso la contabilità speciale dove erano i 50 milioni previsti per la bonifica e la reindustrializzazione dei siti di Bussi e ha riassegnato le somme a favore del Ministero dell'Economia. Un fatto gravissimo, dicevo. Voglio ricordare che queste somme erano state prese dai fondi per il terremoto e attraverso una legge, la numero 10 del 26 febbraio del 2011, erano stati destinati al territorio di Bussi affinché si potesse procedere alla bonifica e alla reindustrializzazione di quei siti. Con questo atto fatto dal Ministero è chiaro che la possibilità di avere un territorio bonificato e reindustrializzato diventa sempre più problematico.
E non è finita qui. Altro stop alla bonifica arriva dall'intenzione del Ministero di annullare il bando del 2018 tramite cui si assegnavano i lavori di bonifica. Benché tramite il bando si era individuato chi dovesse procedere alla bonifica, il contratto non è mai stato firmato e adesso lo Stato se ne lava le mani mentre il Comune annuncia che procederà per vie legali. Il Ministero mi ha comunicato alcuni giorni fa che questa settimana procederà a fare l'annullamento della gara. A questo punto è scontato che l'amministrazione dei bussi procederà per vie legali. I 50 milioni che oggi spariscono dall'orizzonte di Bussi provenivano dal fondo per il terremoto dell'Aquila ed erano destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione della Val Pescara. I lavori sarebbero potuti partire subito e, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sarebbero dovuti essere risarciti dalla Edison, individuata come responsabile del disastro ambientale. Il Ministero non tiene conto del fatto che a giugno del 2018 la provincia di Pescara ha individuato il responsabile dell'inquinamento in Edison. Edison ha fatto ricorso al TAR, il TAR alla regione, alla provincia di Pescara. Edison ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla provincia di Pescara. Non ci sono più alibi, il Ministero poteva immediatamente dare inizio ai lavori e invece non l'ha fatto. Adesso non è dato sapere quando finalmente ci libereremo delle tonnellate di piombo, mercurio ed altre sostanze tossiche seppellite nel cuore della nostra regione, mentre l'area metropolitana di Pescara rimane quella con una maggiore incidenza di tumori ed altre patologie riconducibili a questo inquinamento. Io credo che il progetto finale di Edison sarà o una messa in sicurezza permanente o un tombamento, il che significa che quei terreni che saranno coperti da un telo non potranno più essere utilizzati per la reindustrializzazione. Torniamo ovviamente all'emergenza sanitaria, grande utilizzo in questo periodo di guanti e mascherine monouso che però rischiano di inquinare se non smaltiti correttamente. Vediamo. Indossare la mascherina è importante, ma è importante anche non buttarla a terra. Per tutelare la salute pubblica c'è stato un grande incremento dell'utilizzo di dispositivi monouso e il rischio è che questi non vengano smaltiti correttamente. L'Istituto Superiore della Sanità ha diramato un comunicato in cui dice che questi rifiuti devono essere trattati come indifferenziati, quindi ovviamente tutte le mascherine e i guanti che vengono utilizzati devono essere conferiti presso l'indifferenziato. Adesso qual è il problema? Il problema è sia all'interno delle strutture e degli edifici, così come delle aziende, non sarà molto complicato. La cosa un po' più complicata sarà poter conferire questi rifiuti ad esempio fuori i supermercati oppure in generale vicino nelle aree parco cittadine, dove le persone magari dopo aver fatto la spesa o dopo aver fatto una passeggiata, ammesso che abbiamo indossato mascherine e guanti, poi non trovano dei contenitori adeguati per conferire i rifiuti. Tra le soluzioni proposte è quella di posizionare numerosi bidoni, soprattutto nei luoghi maggiormente trafficati, dove gettare guanti e mascherine, ma anche quella di incoraggiare la popolazione a servirsi di dispositivi di protezione lavabili e riutilizzabili, preferendoli, ove possibile, a quelli usa e getta. Il lockdown, tra fabbriche chiuse e automobili in garage, perlomeno ha causato un leggero miglioramento delle condizioni ambientali. È importante adesso non rovinare tutto in virtù della ripartenza. Sarebbe opportuno che noi ci riconsideriamo parte della natura e dell'ambiente, capiamo che non possiamo essere slegati dall'ambiente e dalla natura. L'importante adesso è non ricominciare la fase 2 dicendo va bene, adesso dobbiamo recuperare il tempo perso, i soldi persi. Tralasciamo le tematiche ambientali per seguire quelle economiche e basta. Cronaca, hanno 12 e 13 anni e sono incolumi, per fortuna, ma hanno rischiato molto i due minorenni di Castel di Sangro recuperati dall'elicottero del 118 poco prima del tramonto. I due erano bloccati sulla roccia che sovrasta la città con ai piedi uno strapiombo di 60 metri. Raggiunto nel tentativo di tornare a casa dopo una gita al castello, il tecnico del soccorso alpino e speleologico
dopo aver comunicato anche con la madre di uno dei due, li ha contattati telefonicamente per tranquillizzarli e una volta individuato il posto dove si trovavano li ha recuperati con il verricello. Sono stati proprio i due ragazzini a dare l'allarme chiedendo aiuto al 118 contattato con lo smartphone. Fortunatamente si sono presi solo un brutto spavento, uno dei due poco reattivo per il panico. A visitarli prima di riconsegnarli ai genitori ci ha pensato il sanitario a bordo dell'eliambulanza. Una volta riportati a Castel di Sangro, ad attenderli c'erano i familiari con i carabinieri del luogo, ma anche tanti concittadini che si erano radunati ovviamente al campo sportivo. Il comune di Teramo pensa a come riorganizzare il trasporto pubblico urbano nel rispetto delle norme di contenimento da Covid-19. Al fine di ottimizzare le attuali corse dei bus, l'amministrazione comunale ha pensato di scaglionare le entrate e le uscite degli uffici pubblici e delle scuole. Tania Bonnici Castelli. Le misure di contenimento del Covid-19 porteranno inevitabilmente ad una rivoluzione nei tempi e nei modi del trasporto pubblico urbano di Teramo. Basti pensare che se prima un autobus cittadino poteva contenere e trasportare 100 persone, oggi il numero è sceso drasticamente a un massimo di 12. Come fare dunque per garantire la mobilità a tutti? Bisognerebbe decuplicare le corse e questo è impossibile. L'assessore comunale ai trasporti, Maurizio Verna, pensa dunque ad un questionario da sottoporre agli utenti per capire le vere necessità di ognuno e poi l'idea è quella di scaglionare le entrate e le uscite di uffici e scuole quando riapriranno a settembre. Dove prima con un autobus andavano 100 persone, oggi ne vanno 10-12, quindi siccome non possiamo far passare 10 autobus dove prima ne passava uno, stiamo cercando di mettere su un piano di utilizzo, quindi dei tempi e degli orari di questa città e quindi delle funzioni come gli uffici pubblici e le scuole, che sono quelle che poi danno maggiore concentrazione in alcune fasce orarie, quella della mattina, quella di ora di zona di pranzo e quella del pomeriggio, per cercare di diluire al massimo questi tempi. Noi oggi manderemo una lettera a tutti i soggetti interessati, spero che anche la stampa ci aiuti in questa divulgazione, tutti i soggetti interessati, cioè chi utilizza frequentemente, costantemente l'autobus può riempirlo, molto semplice, 16 pagine, lo si trova sul nostro sito istituzionale, c'è anche un banner dove ci danno delle informazioni che poi noi saranno utili per sapere come viene utilizzato, quindi dove vanno, quando ci vanno, dove poter appunto pianificare un uso diverso, parliamoci chiaro, aprire e chiudere degli uffici e delle scuole in tempi differenziati, se tutti quanti oggi iniziano alle 8 o alle 8:30, qualcuno potrebbe iniziare anche più tardi o prima. Oltre a riprogettare il trasporto pubblico urbano di Teramo, l'attenzione dell'amministrazione comunale si concentra anche sui contributi regionali ritenuti insufficienti per il capoluogo aprutino, al quale viene riconosciuto un minor numero di chilometri rispetto alle altre province. Abbiamo un rapporto sproporzionato con gli altri capoluoghi di provincia, chi da 1 a 2, chi da 1 a 4 addirittura, questo non fa che poi che ricadere sui cittadini teramani, sugli utenti che ci chiedono costantemente di aumentare corse e chilometraggi. Noi facciamo quello che possiamo fare, abbiamo ultimamente aumentato le corse di propria nostra iniziativa con una spesa comunale, ricordo quella dell'università, ovviamente i ragazzi dovevamo servirli, c'è una situazione veramente non più procrastinabili. Parliamo di sport, di calcio, adesso aspettando il Consiglio federale in programma domani, la gestione del singolo contagio è lo scoglio principale da superare per permettere la ripartenza dei campionati. Lo conferma il professor Vincenzo Salini, responsabile dello staff medico del Pescara e componente del comitato medico della FIGC. Lo ascoltiamo. In caso anche di un solo contagio, quarantena per il singolo caso o per tutto il gruppo? Resta questo uno dei nodi cruciali per la ripartenza del calcio, un braccio di ferro in atto tra Comitato Medico della Federcalcio ed il Comitato Tecnico Scientifico. Lo conferma il responsabile dello staff medico del Pescara, il professor Vincenzo Salini, componente del Comitato Medico di FIGC e Lega di B, intervenuto ieri sera nella trasmissione Replay. Il nostro protocollo proposto dalla FIGC diceva che il giocatore
soltanto il giocatore positivo andasse in quarantena, non tutta la squadra. Sì. Il CTS ci ha modificato questo aspetto e ci ha detto che in realtà dovevamo mandare in quarantena tutta la squadra. Io penso che sicuramente questo sia uno scoglio da superare, perché se non superiamo questo scoglio difficilmente il campionato riprenderà. Per quel che riguarda la ripresa del campionato, è una bella domanda, nel senso che secondo me non tutte le componenti, non tutti gli attori di questa vicenda vanno nella stessa direzione. Riflessioni in corso anche per la gestione dei momenti a ridosso delle partite, se ci dovesse essere la ripartenza dei campionati. Stiamo cercando di capire se ad esempio prima di una gara debbano essere fatti dei tamponi, per evitare che magari poi, perché sappiamo che quando si andranno a fare le gare i ragazzi saranno a casa, e quindi stando a casa probabilmente il rischio, perché il problema di questa malattia sostanzialmente è che noi ci portiamo dietro degli asintomatici che sono assolutamente in condizioni perfette, quindi quella è l'unica difficoltà. Situazione tamponi: per il professor Salini le squadre potrebbero avere il problema dell'approvvigionamento, questione che però non dovrebbe toccare il Pescara. Siccome, come è stato detto e ribadito dal governo, non dobbiamo togliere i tamponi da quello che è la necessità generale, noi abbiamo parlato già con la ASL di Pescara, che ci ha dato disponibilità, chiaramente pagando avremo la possibilità di fare i tamponi. È evidente che se la ASL non dovesse averne, sicuramente noi saremmo in un secondo piano rispetto al cittadino normale, e ci mancherebbe altro, però credo che a Pescara questo problema non ci sia, mentre invece in qualche altro posto ci può essere. Insomma, lei è fiducioso che si trovi un'intesa anche col ministro Spadafora? Io penso di sì, ci sono continui colloqui anche stasera, ho parlato con il presidente Balata non più di un'ora fa, sicuramente è normale che le cose sono, questo è un aspetto fondamentale, che le cose sono, diciamo, le leghe sono concatenate, quindi se riparte la A ripartiamo tutti, se non riparte la A non riparte nessuno. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19 con la seconda edizione. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.